Saletti, ufficio postale senza bancomat, malgrado proteste e raccolte firme dai cittadini. Saletti, in questi ultimi mesi Poste Italiane in diversi paesi continua il suo percorso di ammodernamento delle postazioni ATM bancomat di nuova generazione con multifunzione, pagamento lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code. I nuovi sportelli consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni sul saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte postpay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente posta. Un territorio turistico che con le frazioni di Copanello e Cammenia ha portato da un aumento di turisti e residenti con richieste di servizi come prelevamenti di contanti, ma anche di pagamenti vari. Diverse le proteste dei cittadini sfociate anche in raccolta firma depositate alla direzione provinciale Poste Italiane di Catanzaro, ai fini di sensibilizzare la stessa per un'installazione di un bancomat. Ad oggi nessun segnale sembra provenire da Catanzaro, mentre sono quotidiani il disagio dei cittadini, soprattutto anziani costretti a fare la fila davanti lo sportello per prelevare somme di contanti. Un segnale su questo disagio è arrivato anche dal sindaco Alfonso Mercurio, che ha tentato di inviare lettere e telegrammi di protesta, ma la direzione provinciale Poste sembra essere sorda. Un fatto che sembra inspiegabile per un territorio che con le frazioni marine e aumento di popolazione nel periodo estivo manda in tilt il povero impiegato costretto a dare risposte a tutti. Forse con l'arrivo del Natale la comunità potrebbe ricevere un regalo con l'installazione di un bancomat che sarebbe apprezzato in tempi di velocità e tecnologia per offrire ai propri utenti servizi efficienti, al passo con un'azienda che ormai in tutta l'Italia cresce e ha risposte, tranne in questa comunità.